dicevamo con il sindaco Ossia che possiamo tracciare un bilancio positivo di queste tre giornate in attesa di questo viaggio che si andrà a fare a Roma. Sì, diciamo che queste giornate sono state molto importanti, molto partecipate, hanno dato sicuramente una grande soddisfazione a noi come amministrazione comunale e a tutta la comunità di Porta Valle. Ci saranno anche altri eventi, tra cui ci sarà un evento che è quello del 13 agosto delle Notte Vaticane, lo voglio ricordare, alle ore 21 Palazzo Spoleto. Ci sarà infatti il viaggio a Roma che si svolgerà tra il 22 e il 30 ottobre, quindi invito anche chiunque volesse partecipare di prendere contatti, ci invito anche con l'orologo di Palazzo, con il presidente dell'orologo Mimmo Muccio, il vicepresidente Esther Montepone, per i contatti e per chi volesse proprio partecipare. La parte sui segreti sarà molto importante, molto significativo e rievocativo dei momenti anche del cardinale. In questi giorni tante personalità stanno partecipando a questo grande evento sul Stirleto. Oggi potete essere soddisfatti come amministrazione comunale? Sì, ripeto, siamo molto soddisfatti soprattutto per le grandi presenze importanti oggi nel nostro paese, perché si sta svolgendo proprio oggi il convegno in onore del cardinale Guglielmo Stirleto, a cura proprio del comitato scientifico che è stato predisposto per l'occasione, e abbiamo avuto anche la presenza del prefetto e di tantissime personalità della nostra Calabria. Ci si può avviare verso la candidazione di questa figura? Non ho gli elementi, mi è stato chiesto già all'inizio per poter dire sì o no. Certamente anche le poche cose che sto dicendo in questa intervista sono espressione di un uomo virtuoso, ma non ho gli elementi per poter dire. Si può pensare, ma è molto faticoso, penso, ricostruire la fama di santità dopo 450 anni, ma non escludiamo nulla. Sono convinto che ascolterete ancora con particolare interesse eventi per avere siete qui con noi che devono dare naturalmente un vostro concittadino. Questo è cardinale situazione di una. Ringrazio Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo Pertolone che mi ha invitato per la Chiesa per tenere questa relazione di guardarle che segni la storia illustre le autorità che sono segna anche la necessità di una rinnovata attenzione per singoli che hanno avuto questa terra, anche tra le tante ricchezze anche di grande Stirleto è nato povero e molto povero e diciamo ha fatto tante grandi cose per il bisogno di questa colonizzazione. È un personaggio di grandi attualità, visto che uno dei principi ispiratori del pontificato del nostro, Papa, relativamente che è un ritorno ai valori ed è importante vedere ciò che io non vorrei parlare. No, signor Pugliese, lei ha ricordato nel suo intervento la figura di Guglielmo Stirleto. Sì, il rapporto tra il cardinale Stirleto e la biblioteca vaticana. Lui è stato nominato bibliotecario e dunque anch'io sono bibliotecario della Vaticana, dunque ho voluto fare una breve presentazione di uno dei miei predecessori. Chi era Guglielmo Stirleto? Calabrese. Allora, ci sono tre aspetti. Abbiamo nel vestibolo della biblioteca un ritratto e ci sono tre libri. Uno lontano, uno aperto e lui anche un terzo libro a mano. Dunque possiamo dire Stirleto era una persona appassionata dai libri. Ma questo libro, il terzo libro aperto, lui non lo legge proprio, il suo sguardo viene diciamo fissato su un
se vogliamo punto lontano, lontanissimo. E dunque il secondo aspetto era la dimensione mistica. Serleto era un mistico della Chiesa Cattolica. Il terzo aspetto è la sua carità, lui aveva speso quasi tutti i suoi beni per i più poveri della capitale. Dunque possiamo dire, Sirleto era una persona appassionata della cultura, appassionata della mistica e appassionata della carità. E in questo ritratto il colore dominante è il rosso. Il rosso è proprio il colore della passione. Guardavalle in questi giorni è in festa per il Sirleto e vorrebbe la canonizzazione. C'è questa possibilità? Secondo me sì. La dimensione culturale, la dimensione spirituale, la dimensione della carità possono giustificare pienamente la presentazione della candidatura di Sirleto come beato. Come ha trovato questa comunità di Guardavalle? Allora, sono arrivato ieri, dunque mi manca il tempo per conoscere. Allora, ieri ho fatto una piccola passeggiata nella città e tutti mi hanno salutato in modo molto gentile, cortese. Dunque, si vede Guardavalle ha saputo conservare qualcosa della sua cultura, della sua tradizione storica e di cultura.